Allora, partiamo dal presupposto che sono stato stra indeciso, ma veramente tanto indeciso se fare questo video oppure no. Però alla fine ho detto, vabbè, senti, sai cos'è? Facciamolo. Ne ho parlato in queste ultime settimane con un sacco di persone e poi ho soprattutto approfittato del fatto che sto facendo appunto questa serie delle storie dove vi racconto degli avvenimenti, delle cose che mi sono successe. Quindi ho detto, va bene, fa niente, come va, io questa storia ve la voglio raccontare. Innanzitutto vi dico, se diciamo siete delle persone sensibili, quindi non volete vedere magari, che ne so, sangue o comunque foto, tra virgolette, un po' più spinte, brutte, ok? Ogni volta che starò per mettere una foto, tra virgolette, che potrebbe essere un po' destabilizzante per le persone che vedono, ve lo dirò, così potrete skippare tranquillamente. Proprio perché di questo avvenimento ho una foto in particolare che fa capire esattamente bene quello che è successo. Nella copertina l'avrete sicuramente vista sfocata, censurata, eccetera. Qui ve la farò vedere esattamente per com'è. Seguitemi su Instagram, ZRBN Official, c'è anche il link in descrizione, lì ve la metterò senza censure. Classica storia in corso Como. Probabilmente questa qui è stata la peggiore che mi sia mai successa. L'avvenimento è veramente peggiore che mi sia mai successo. La storia peggiore di sempre, ok? Classica cosa, ve l'ho già detto 200 volte, faccio un piccolo riassunto. Corso Como è una zona di Milano piena di locali. Il 50%, per dire, delle discoteche che ci sono a Milano sono in quella zona lì. Quindi è una zona molto trafficata e soprattutto è molto trafficata da persone, tra virgolette, che non hanno buone intenzioni. Quindi non persone che escono per divertirsi, ma persone che escono solo ed esclusivamente per rubare o comunque per discutere con qualcuno, per dare fastidio agli altri, ok? Sicuramente così. Tra l'altro, per farvi capire quanto è assurda questa zona, adesso più del 50% dei taxi non ci vanno più, cioè non entrano neanche. O una volta uno gli rompe il vetro o aggrediscono l'autista. Quindi, per farvi capire il concetto, è che è veramente una brutta zona. Ora, quello che mi è successo è questo. Io ero, appunto vi parlo di un anno e mezzo fa, non ci esco assolutamente più da un anno e passa in quel posto lì. Io ero con altri tre miei amici in quella zona, ok? È successo un po' come una delle scorse storie. Io ero lì che mi stavo facendo una classica passeggiata con i miei amici. Stavamo scegliendo in che locale andare, ok? Eravamo molto tranquilli, avevamo appena finito di fare un aperitivo, quindi fin qui tutto normale. E stavamo aspettando altri cinque miei amici che sarebbero arrivati dopo in macchina. Nel frattempo noi eravamo tranquilli che stavamo scegliendo appunto il locale in cui andare. Tenete conto, adesso forse vi metterò delle immagini, ve lo faccio vedere bene. Praticamente c'è una via tutta dritta che sarebbe Corso Como e poi una vietta che va a destra che sarebbe la via dove c'è il Tocqueville. Per sé è molto bella, ma fuori diciamo che non è il massimo, ok? Mettiamolo così, non è il massimo. Mentre stavo chiacchierando con i miei amici, già vedevo che c'erano un po' di persone che ci stavano guardando. Soprattutto c'erano dei ragazzi, ok? Dei ragazzi, tra virgolette, piccoli, di 12, 13, 14, 15 anni, molto strano alle 2 di notte lì, che ci stavano guardando. Avevo visto che non erano soltanto loro, ma che erano con un po' di gente non bella, ok? Gente che si vede proprio di faccia, che è gente brutta. Quindi l'avevo proprio visto e soprattutto avevo capito che questi mi avevano riconosciuto, ok? Tutti questi ragazzini qui mi avevano riconosciuto. Quindi non era sé per sé il problema che mi avessero riconosciuto. Il problema vero era che sapevo che se venivano loro a chiedermi la foto sarebbero venuti anche tutti gli altri, che probabilmente erano i fratelli. A quel punto ci sarebbe stato un problema, perché avevo già addocchiato la situazione, no? Quindi ho detto ai miei amici, oh, andiamo via, facciamoci un altro giro, andiamocene via, ritorniamo in Corso Como e facciamoci un altro giro, perché qui la situazione potrebbe sfuggire di mano. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Quindi ce ne siamo andati. Peccato che appena abbiamo girato l'angolo abbiamo subito notato che c'erano appunto questi ragazzi che ci stavano seguendo. Quindi già lì ho detto, ok, fermi un attimo, cosa facciamo? Perché se noi non ci fermiamo, loro ci continuano a seguire. Se invece ci fermiamo, potrebbe essere che ci chiedano la foto e finisce lì. Quindi ci siamo accostati praticamente in un bar, in un locale, per bere qualcosa, aspettando che anche loro passassero per vedere se appunto si poteva risolvere la cosa o meno. Ci siamo fermati, siamo entrati, abbiamo preso il nostro drink, siamo riusciti. E al punto che sono arrivati appunto queste persone. E per fortuna, tra virgolette, inizialmente sono arrivati questi 4-5 ragazzi a chiedermi la foto. Quindi fin lì era tutto abbastanza tranquillo. La situazione diciamo che è degenerata quando sono arrivate molto più di 4-5 persone, di 4-5 ragazzi. Sono arrivate una ventina di persone, tutte persone grandi, ok? Ma di 20, 25, 30 anni. Probabilmente adesso non voglio discriminare, però erano anche zingari, ok? Quindi gente che la vedi proprio con i vestiti tutti strappati. Me ne ricordo bene uno che aveva la maglietta bianca con proprio il sangue sulla maglietta. Quindi, cioè, capite che la situazione non era per niente bella. E infatti ho detto, oh, ai miei amici, a bassa voce, facciamo la foto velocemente e andiamocene via, perché qui ho già capito come vanno a finire le cose. Dato che anche un anno prima mi era successa esattamente la stessa cosa. Quindi ho detto, evitiamo di ripetere. Magari, perché è successo molto di peggio questa volta. Quindi faccio la foto con uno, faccio la foto con due, faccio la foto con tre. Al quarto, mentre faccio la foto, il ragazzo, il fratello, non so chi sia stato, mi chiede, oh. Ma quella collana lì è vera? Ok, io avevo la collana di Aporro, quella fatta con gli Swarovski, eccetera, no? Io da stupido, perché nel momento mi ha fatto una domanda al volo, nel momento non ci ho pensato, gli ho detto sì, ok? Il problema è che avrei dovuto chiaramente dire, no, guarda, è falsa, costa 5 euro, questo avrei dovuto dirgli, ok? Perché già sapevo, già immaginavo che me l'avrebbe voluta rubare. Anche perché non era la prima
una volta, cioè se riprendo quella collana e faccio le impronte digitali, ci saranno impronte di 30 persone che hanno provato a rubarmi. Non sto scherzando, già avrei dovuto immaginarmelo. Comunque, dopo che ho capito la cazzata che avevo appena fatto, quindi che gli avevo detto che la collana era vera, ho detto ok, perfetto, basta, ora ce ne dobbiamo andare. Faccio per andarmene e vedo che questo qui mi segue, questo gruppo di ragazzi ci segue, e dico no. Ci iniziano a seguire, mi ferma, mi tocca due volte per la spalla, faccio no bro, devo andare, devo scappare, devo entrare in discoteca, mi tocca due tre volte, mi tocca tre volte, alla fine boh, basta, noi ce ne andiamo, questi ragazzi rimangono lì. E voi direte, vabbè Zerbi, basta, boom, la situazione è conclusa, cioè non vi è successo niente. No, 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 perché io gli avevo detto che stavamo andando al Tocqueville, che appunto è quel locale lì davanti, no? Quindi loro cosa hanno fatto? Ovviamente noi abbiamo fatto il giro lungo, loro sono tornati indietro e sono subito andati lì davanti. Passano 10 minuti, noi diciamo va bene, perfetto ragazzi, dai, basta, andiamo a ballare, entriamo appunto in questo locale. Quindi ci dirigiamo verso quella via lì, due passi che entriamo, mentre io sto per entrare mi giro e vedo che c'erano di nuovo loro lì davanti che ci stavano aspettando. Quindi ho detto ok, che si fa? Facciamo finta di niente, entriamo e finisce lì. Mentre stavo per entrare, sento uno che mi tocca, ok, mi tocca da dietro. Io non me ne sono accorto di niente, questo me l'hanno raccontato, ok, perché chiaramente la situazione è un po' così. Prende una bottiglia, boom, e mi rompe praticamente la bottiglia sulla parte destra della faccia, ok. Se siete tra virgolette persone sensibili eccetera, skippate questa parte, vi sto per mettere adesso la foto, ok, ve la metto ora. Questa è la mia faccia dopo quello che è successo, ora vi racconto. Se volete vedere la foto originale, seguitemi su Instagram Zerbian Official. A quel punto praticamente io sono caduto per terra, ok, non sono svenuto ma sono caduto per terra. Ovviamente dopo una bottiglia rotta in faccia sono caduto per terra. Sono arrivati i bodyguard del Tocqueville tra virgolette a cacciare queste persone qui, ok, e i miei amici sono venuti lì ad aiutarmi, mi hanno messo un po' d'acqua in faccia, mi hanno comunque aiutato a rialzarmi, perché dopo una bottigliata in faccia, raga, fidatevi che non è così facile riprendere tra virgolette conoscenza al 100%, ok. Io mi sono alzato, mi sono tranquillizzato un secondo perché ero, non dico svenuto, ma ero per terra che non capivo, ok. Cioè io quando mi sono rialzato in quel momento lì non mi ricordavo neanche bene quello che fosse successo, cioè non mi ricordavo che c'era questi che me l'hanno dovuto rispiegare e dopo mi è tornato in mente, perché quando succede una cosa del genere tu non capi, cioè non colleghi subito, non so come spiegare quello, però fidatevi che è così. Quando vi succede una roba di questo tipo, anche quando sono caduto dal monopattino, non subito capisci al volo quello che è successo, ok. Quindi dopo tutto questo, i miei amici mi hanno preso, mi hanno alzato, ci siamo seduti ad un bar lì vicino, ci hanno dato l'acqua, mi sono sciacquato, per fortuna non mi sono rimaste schegge o roba appunto in faccia, per fortuna. E tra l'altro poi è stato un grosso problema, adesso vi spiego anche il motivo perché è stato un grosso problema, perché io poi ho detto va bene, è finita la cosa, ovviamente non siamo più andati a far serata e siamo ritornati a casa chiaramente, ma il vero problema è stato un altro. Cioè io come facevo a fare i video con la faccia tra virgolette in quelle condizioni, ok, avete visto no prima com'ero, era un problema e io non potevo saltare i video. Quindi cosa ho fatto, ok, vi ho dovuto raccontare una mezza cavolata, adesso vi spiego bene. Quando registravo, ok, mi mettevo un po' di cipria, ok, in faccia per non far capire appunto quello che fosse successo, e poi avevo soltanto un segno qua sotto l'occhio che si vedeva abbastanza, e io dicevo che era stato un ramo di un albero, ok, per non farmi preoccupare chiaramente. Ve lo dico così, ormai lo sapete, basta, è passato un anno e mezzo, quindi sono tutti tranquilli e felici, sto benissimo e niente. Però non andate a Milano in Corso Come e in tutti quei posti lì, fidatevi di me, non andateci, perché una volta su due ve ne succede una. Fatemi sapere anche voi la vostra nei commenti, vi ricordo che su Instagram metterò la foto senza censure, quindi esattamente di com'ero. E niente, detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video. Ciao ragazzi.